Buongiorno a tutti. Oggi vedremo un gioco che si gioca da 3 a 6 persone che è basato su, diciamo, la scelta di carte e passaggio, ma anche su il bluff. Il tutto condito da un argomento un po' particolare, ovvero vizi e virtù delle persone. Oggi parliamo di overseas. Vediamo cosa abbiamo qui dentro. Dunque, dentro la confezione troviamo il nostro bel regolamento, anche in versione inglese, ma ce ne stiamo di quello italiano per ora. Queste sono delle plance che ci ricordano i valori delle varie carte e delle varie vizi e virtù di cui abbiamo parlato. Abbiamo poi qui un sacchettino che dovrebbe contenere, sì, se ricordo bene, delle sorte di monete con dei valori diversi, ad esempio questa da 1, questa da 20, che serviranno per marcare il punteggio round dopo round. Una bella moneta. Testo. Dei segnalini. 6, 6 sono i giocatori. Abbiamo poi qua le carte relative a vari vizi e virtù. Abbiamo il coraggio, la lussuria, l'ira, la benevolenza, la speranza e l'ultima dov'è? So che ce n'è ancora una. Ah, eccola qua. La vita. Queste sono le sei vizi e virtù che noi possiamo menzionare. Inoltre, abbiamo anche qualche cos'altro. Un altro tipo di carte. Queste sono delle sorte di, come le vogliamo chiamare, divinità, legate un po' a questi vizi e virtù. Ognuno di noi ne avrà una e ognuna di queste ci potrà garantire dei vantaggi in determinate fasi di gioco. Vediamo come si prepara la partita. Il gioco si svolge attraverso 3 round, al termine dei quali il giocatore con più punti sarà chiaramente il vincitore. In prima cosa dobbiamo stabilire in quanti giocatori siamo e mettere un numero di carte per ogni tipo pari al numero di giocatori in cui si è. Le altre vengono messe da parte. Inoltre viene anche assegnato casualmente a uno dei giocatori la carta leader, poi servirà in maniera migliore dopo la carta leader e comunque in ogni caso alla fine di ogni round la carta leader passerà per il turno successivo al giocatore che ha totalizzato meno punti in quel round. Ognuno dei turni si divide in 8 fasi. La prima è quella della distribuzione delle carte. Ogni giocatore riceve 6 carte. Le altre vengono messe da parte. Inoltre, ogni giocatore riceve una carta guardiano, e anche queste le mettiamo da parte. La seconda fase è quella cosiddetta del draft. Ogni giocatore guarda le sue carte, sceglie quale di queste vuole tenere e la mette, diciamo, davanti a sé, tenendola con una mano. Quando tutti i giocatori sono pronti, ovvero tutti hanno scelto quale carta tenere e quale carte dare, tutte le carte restanti vengono passate al giocatore alla propria sinistra. Quindi queste carte andranno in là, mentre queste verranno spostate qui e questo, dopo aver scelto la sua, le passerà al giocatore successivo. Si prosegue in questo modo fino a quando tutti i giocatori non hanno scelto e tenuto 5 delle 6 carte che stanno circolando. Chiaramente l'ultima carta rimasta in mano ad ognuno viene scartata. Quando ogni giocatore ha infine le sue 5 carte, le posiziona davanti a sé in quella che è la fase di piazzamento, posizionandole come? Mettendone in 2 file, una da 3 e una da 2. Dopo aver fatto questa operazione, tutti quanti scoprono le prime 3 carte. Quindi avremo una situazione in cui tutti
si trovano così. A questo punto parte la quarta fase, quella di votazione. Sì, perché qui parte la vera cosa buffa a bluff. Ora, noi sappiamo che ogni carta vale tot punti, peraltro è ricordata nella nostra tabella ed è ricordato sulla carta stessa. Ad esempio, questa una carta vale 4 punti. Questo significa che da sola ne vale 0, ma in due ne valgono 6, in 3 ne valgono 21. Ognuna, come vedete, ha il suo valore. Ogni giocatore deve cercare di indovinare quale sia, secondo lui, il giocatore tra gli altri, quindi escludendo se stesso, che ha più punti nella propria mano. Questo è il momento quindi di tirare fuori i nostri segnalini per le votazioni. Ognuno voterà e quindi assegnerà un segnalino al giocatore che gli sembra che abbia più punti. Ad esempio, lui crede che il giocatore con più punti sia lui. Lui crede che il giocatore con più punti sia lui. Lui crede che il giocatore con più punti sia lui. Quando tutti i giocatori hanno messo quindi, diciamo, il loro segnalino, hanno definito per chi votare, parte la fase del giudizio, la quinta fase. In questa fase la persona che ha ricevuto più voti, cosa fa? Ha due opzioni. Può ammettere di essere il giocatore che avrà il punteggio più alto, oppure può negarlo. Se ammette di essere il giocatore con più punti, sceglie ed elimina due carte della propria combinazione, che siano scoperte o coperte. Invece, se nega di essere il giocatore con maggior punteggio, mantiene invariata la propria combinazione. Ipotizziamo che lui neghi di essere il giocatore con maggior punti. Si arriva quindi alla fase 6, ovvero la resa dei conti. Chiaramente in questo momento si rivelano, ognuno rivela le proprie carte coperte. E quindi a questo punto sarà facile vedere chi sono veramente i giocatori che hanno fatto più punti tra tutti quanti. Se il giocatore che era stato più votato ha negato di essere lui quello con più punti, ma alla fine risulta essere effettivamente quello col punteggio più alto, deve a questo punto scartare due carte, ma non a sua scelta, deve scartare quelle che gli garantiscono il maggior numero di punti. Ad esempio, questa ne vale 6, questa ne vale 2, questa è 4, queste due in coppia ne valgono 10. È costretto a scartare queste. Se invece ha negato e non è lui, effettivamente aveva ragione, si tiene le sue carte. Nel caso il giocatore ha negato di essere la persona in vantaggio di punti, ma lo è a pari con un'altra persona, entra in gioco il leader che deciderà se deve subire la penalità o meno. Ci sono ancora due fasi di gioco da vedere a questo punto. La prima è la fase dell'avidità, dove entra in gioco probabilmente questa carta qua, no? E il giocatore con il maggior numero di carte abilità nella propria combinazione può rubare una carta ad un altro giocatore, e però sarà il giocatore derubato che potrà scegliere. Ad esempio, lui che ha due carte, lui non ne ha, lui ne ha solo una. Lui può rubare una carta a un avversario. Ad esempio, potrebbe dire a questo avversario: dammi una carta, può dirlo anche a lui. Se lui chiede a questo giocatore una carta, sarà lui a scegliere quale dare, ad esempio. Da questa. Questa si sommerà ai suoi punti e li perderà da qui, perché solo adesso, dopo questa fase dell'avidità, si farà, e dopo aver scartato eventualmente causa negazione sbagliata, si fa il vero calcolo dei punteggi. I punti che fa il giocatore sono i punti che farà effettivamente nel suo turno. Quindi termina il primo turno. Il giocatore che ha fatto meno punti prende la carta leader per il turno successivo e si ripete l'operazione per fare il secondo turno. E così anche per il terzo. Il giocatore che al termine dei 3 turni ha il maggior numero di punti viene proclamato vincitore. In caso di pareggio, vince il giocatore che non ha mai ricoperto il ruolo di leader nel corso della partita.
È opportuno dire ancora qualcosa sulle carte guardiano. Come abbiamo detto, queste hanno delle abilità, ma non sempre queste si attivano nello stesso momento. Anzi, ognuno si attiva in momenti diversi. Ad esempio, queste due guardiani, con questo simbolo qua, hanno delle abilità che si attivano durante la fase di draft, ovvero mentre si danno le carte agli altri. Ad esempio, una delle due dice che posso pescare tre carte guardiano a caso, tra quelle che non sono state distribuite, e sceglierne una, e questa copierà quindi la sua abilità. L'altra dice che in qualsiasi momento del draft posso decidere che tutti i giocatori debbano tenere una carta aggiuntiva, può essere utilizzata una sola volta e non può essere usata per ottenere una sesta carta, ovviamente. Abbiamo poi ad esempio questa che viene attivata durante la fase di piazzamento, ci permette che invece di mettere tre carte nella prima riga, che poi si scopriranno le due dopo, di mettere al contrario due carte davanti e tre dietro. Durante la fase di votazione abbiamo ben quattro carte che attivano le loro abilità. Le carte con la X, queste due, ad esempio, hanno delle abilità che si attivano durante la fase della resa dei conti, cioè quando contiamo chi effettivamente era quello con più punti. C'è inoltre questa carta che si attiva nella fase di avidità. E per ultima questa che si attiva nella fase di calcolo di punteggio. Quindi diciamo, a seconda di quello che abbiamo, la nostra abilità può influire su diverse fasi del gioco. Una cosa importante ancora da dire, come abbiamo visto ci sono le monete per segnare i punti di turno in turno, quando avete segnato i punti, i segnalini li mettete davanti a voi ma coperti, in modo che i giocatori se lo devono ricordare a memoria cosa avete fatto, non possono consultarlo in ogni momento. Dunque, cosa posso dirvi in conclusione su Overseas? Trovo sia un gioco molto interessante perché, oltre al fatto di avere delle bellissime carte con delle bellissime grafiche, soprattutto sui guardiani, una bella qualità anche di carta, di materiali, è interessante perché fonde diversi archetipi del gioco. Cioè abbiamo sia la fase di draft, però poi c'è anche la fase di i punti da sapersi gestire. Abbiamo una certa aleatorietà sulla pescata, non solo delle carte, ma anche dei guardiani che quindi ci possono influire in una fase piuttosto che in altra, e poi Dulcis in fondo c'è anche la fase di bluff, cercare di far capire agli altri se si è veramente o no il giocatore in vantaggio o meno, cercando di dissimulare. È un buon connubio tra diverse cose che lo rendono tutto sommato un gioco gradevole da giocare in compagnia. Alla prossima volta!